Amici di Wii Motorsport, benvenuti in questo nuovo episodio. Abbiamo il piacere di riavere Marco Masetti con noi questa sera, quindi parleremo di due ruote. Quindi grazie Marco, e a te la parola. Bene, ti saluto, saluto tutti. E oggi è il 20 febbraio. Perché è così importante questa data? È importante perché il 20 febbraio, di tanti anni fa, nel 1941, è nato Claudio Marcello Costa, in arte Dottor Costa. Non è una celebrazione di un personaggio col quale ho un rapporto bellissimo, ma è un personaggio che mi ha insegnato tantissime cose e che, sai, i ricordi ogni tanto riaffiorano di tante discussioni. Claudio Marcello aveva questa, detto Dottor Costa, aveva questa bellissima cosa nel paddock, cioè tu andavi in clinica mobile. Io non ci andavo perché avevo dei problemi, perché stavo male, andavo per parlare di tutto, si parlava di tutto, c'era il dottor Rubini che parlava di cinema francese, quello classico, quello della Nouvelle Vague, anche un po' difficile, e soprattutto Claudio Marcello che mi parlava dall'alto della sua mostruosa cultura classica, che io ho sempre invidiato in una maniera incredibile, mi parlava di filosofia. Noi parlavamo di filosofia, delle volte c'erano anche dei piloti, qualcuno rimaneva a bocca aperta 20 minuti a sentire le cose un po' difficili delle quali parlava soprattutto lui. Io facevo molte volte sì con la testa, che comunque serve da dare ritmo alla conversazione. E lui mi parlava sempre di questa contrapposizione fra tecne e logos. Ricordiamoci queste due paroline greche. La prima tecne vuol dire l'abilità nel fare le cose, nell'essere artigiani, ma anche nel saper suonare la musica, ma anche nel fare le moto, mettiamoci così. Logos è il discorso, cioè tutto quello che sta attorno alle cose. I discorsi fra gli uomini sono quelli che hanno costruito la nostra civiltà, il nostro progresso. Quando si urla e quando si dicono slogan a ripetizioni, non c'è progresso, stiamo regredendo alla guerra del fuoco, diciamo, alla scoperta del fuoco ancora. E quindi queste due parole, però, che ai tempi dei greci antichi erano belle scisse tra loro, adesso sono diventate una parola che comanda, che si chiama tecnologia. Tecnologia che cos'è? È l'insieme delle abilità. La tecnologia è la parola che senti più spesso nelle corse, lo sviluppo tecnologico, la tecnologia avanzata, eccetera, eccetera. È vero, io sto guardando i test sia in Superbike a Phillip Island che a Doha in MotoGP, e il progresso c'è, e come. Ma se da una parte, ci devo ancora ragionare un po', dal versante Superbike molto è dato dalla riasfaltatura della pista di Phillip Island, che resta uno dei più bei giocattoli mai inventati dall'uomo, perché è una pista meravigliosa, anche a farla a piedi, emozionante, con l'asfalto nuovo, una gomma nuova della Pirelli, Toprak che dice... Io però non sto sempre a raccontare la storia che la BMW poi prova ad andare forte subito, prova ad andare al massimo e fa quello che il pilota, e qui entra un altro tema assieme a tecnologia, c'è anche pilota. Il pilota ce ne mette molto del suo. Bene, torniamo a Claudio Marcello Costa, che sembrava uno deputato a curare la gente nell'animo e nel corpo. E ai più giovani, e aggiungo anche delle volte ai più superficiali, sembrava anche un personaggio così un po' strano. In realtà aveva e ha una bellissima testa e la usa molto bene, e lui mi faceva capire questa cosa, cioè il nostro mondo, quello delle corse, è un mondo tecnologico in cui l'abilità,
nell'usare la tecnica è fondamentale. Infatti vedi che cosa è successo. Si va sempre avanti, nelle corse si va sempre avanti, ti viene sempre l'idea di applicare qualcosa, di modificare qualcosa, è nell'intelletto umano questo. Però cosa succede? La tecnologia e lo spirito dell'uomo si incontrano con il governo, cioè con il sistema delle leggi che governa tutto. Spero riusciate a seguirmi, cerco di stare molto, molto easy in questa cosa. Lo so che si farebbe molto prima a dire ah, quella è una pippa, quello è fortissimo, i bookmaker lo danno vincente. Ma non è un buon modo di trarre un giudizio, perché ci sono troppi elementi che da casa non si colgono, solo chi ha detto il settore riesce a coglierli e sai com'è. Da casa si trae solo il 20%. Sì. C'è anche una brutta narrazione adesso, secondo me. C'è una narrazione solo di una parte del fenomeno. E il governo degli uomini ha detto, per contenere i costi, che negli anni della crisi economica globale era veramente il problema centrale sul quale si costruiva tutto, sono state fatte delle leggi per porre freno all'abilità, alla tecne. Cioè, teniamo bassi cervelli e lavoriamo 81 di alesaggio, motori 4 cilindri, cioè tutto più o meno uguale, sospensioni unplugged, cioè senza aiuti elettronici, così spendiamo meno. Però l'uomo nella sua testa vuol sempre fregare l'altro uomo, il concorrente, vuoi per nell'epoca preistorica, vuoi per portargli via cibo, vuoi per portargli via la donna, vuoi per mille motivi, però vuol fregare l'altro. E quindi si inventa qualcosa. Hanno inventato l'uso, hanno portato una scienza, l'hanno trasformata in pratica, in abilità, è l'aerodinamica. L'aerodinamica è una branca della fisica, sfruttata molto bene, mi pare di capire. Non è una novità, perché se tu vai a vedere moto e soprattutto automobili anche negli anni 20 e 30 del secolo scorso, vedi già una ricerca aerodinamica incredibile, non solo volta a migliorare la penetrazione, ma anche il comportamento. E quindi questa scienza ha portato che cosa? Ha portato il predominio di una fazione, cioè della Ducati, che è diventata la dominante, come era la Repubblica di Venezia nei commerci con l'Oriente, nel Medioevo, cioè erano quelli che comandavano. E loro adesso comandano, si permettono il lusso. L'anno scorso c'è stata una cosa, anche questa ben poco raccontata bene, cioè la Ducati è talmente forte che è riuscita a giocarsi fino alla fine il mondiale con un suo cliente, che è una cosa che nelle corse non avviene da una vita, ma non è importante dire da quanto o se mai è avvenuto tutto ciò. È che prima non era importante che i clienti ambissero alla vittoria. Adesso, per avere dominio di forza, si è capito che dando delle moto buone anche ai clienti puoi vincere anche senza far vincere al tuo ufficiale e garantirti un parco piloti molto più ampio. Esattamente, ed è il motivo per il quale tutti, vedi, Marc Marquez, appena possono, mettono il sedere su una Ducati. Questo però cosa ha generato? Una cosa, una frase che ha detto Jorge Martin, sai che io questo vizio, i giudizi li prendo dai piloti. Quello che dicono i piloti secondo me è molto vicino alla realtà e comunque loro riescono a sintetizzare dei concetti anche molto complessi. Lui ha detto il setting elettronico della moto è forse più importante del set della ciclistica della moto. E comunque conferma anche Orche una teoria che io ho da anni, cioè che come in Formula 1 i piloti escono in pit lane e sanno già esattamente in quanto gireranno, perché è la tecnè, è l'abilità nell'usare queste cose. Ora, questo cosa produce? Che se tu guardi i tempi di questi test, c'è quasi sempre una Ducati davanti.
c'è sempre un pattuglione di Ducati lì attorno, c'è qualcuno che zoppica, ma è un episodio di solito, e sono tutti lì belli in alto. In mezzo a loro Aprilia, che ha fatto un lavoro incredibile e ha speso tanto, perché io me lo ricordo il primo anno dell'Aprilia in MotoGP con una moto derivata da un progetto Superbike che andava peggio della moto dalla quale derivava. Era un derivato CRT. Una roba che veramente era... era niente. Non era pronta, perché aveva prelevato Melandri e aveva preso Bautista da Gresini, che l'Aprilia era in collaborazione con Gresini, ma la moto non c'era. E quindi era un po' così, tutto campato in aria. Adesso l'Aprilia è diventata forte. Si legna con KTM e sono a giocarsi la seconda piazza del mondiale, ma te lo dicono anche loro. Quindi è un po' una situazione difficile. Però io ho pensato a una cosa: tecnologia va bene, perché? Perché porta tanti ad essere molto vicini, cioè porta il livello del mezzo veramente in alto. Quindi non dico che chiunque, ma un buon pilota, chi corre in MotoGP è qualcosa di più di un buon pilota, riesce a sfruttarla ed andare forte. Quindi come si decideranno le gare? Le gare le decideranno le persone, perché se tu hai 8 moto che possono girare in 1,52 e mezzo di passo, dico così, numeri assolutamente a caso, vicini a Doha però, per capirci, chi è che decide? Alla fine decide quello che magari si fa ingolosire di meno nei primi giri, quello che si tiene un po' più di gomma anche se c'è qualcuno vicino a te che ti fa la sfuriata. Era l'anno scorso nelle gare sprint, quando c'erano quegli attacchi, o a inizio gara lunga, gli attacchi di Marquez, che stava lì davanti di orgoglio. C'è gente che si è mangiata metà delle gomme per stare con lui, mentre bastava stargli dietro, lasciarlo andare per 5 giri, poi la sua moto calava perché si era realmente mangiata tutte le gomme e tu lo passavi comodamente. Quindi sarà l'uomo alla fine, quando sei in 10 dentro un decimo o due, è il piccolo errore che fa la differenza, ma la fa in una maniera pesantissima. E lo zero non se ne parla neanche. Cioè, a fine stagione gli zeri pesano, ti fanno piangere. L'anno scorso Jorge Martin, sai come la penso io, lui il mondiale lo poteva vincere come, però i suoi errori sono stati preponderanti. Quindi l'uomo diventa incredibilmente, in questo mondo votato alla tecnologia, e lì mi riviene in mente Claudio Marcello Costa quando diceva che poi alla fine quello marino che c'è sopra è quello che decide tutto, decide se essere scellerato o troppo prudente, o insomma è lui che decide. E quindi questo secondo me fa diventare molto interessante questo mondiale, ma anche dovrebbe far ragionare Dorna e Federazione Internazionale su qualcosa che deve cambiare. Sì, sappiamo tutti che nel 2027 verrà ridotta, io spero ai minimi termini, l'aerodinamica così come la conosciamo noi adesso sulle moto. Perché a me, quando gli ho chiesto a vari piloti ma cosa cambia con tutte queste ali che avete, e c'è stato il coro della IDA. Hanno detto tutti, sembra di guidare dei camion, sono dure, sono pesanti, sono difficili da spostare. Questo arriverà ad un punto in cui succederà qualcosa, spero che non si faccia male nessuno, e poi si farà una doverosa marcia indietro, secondo me anche prima del 2027. E poi c'è l'altra cosa, perché noi abbiamo inventato le ali? Le abbiamo inventate, le abbiamo usate. Abbiamo usato questa abilità delle moto, perché sennò le moto non stavano più attaccate a terra. E quindi avevi bisogno di qualcosa, di un trucco per tenere attaccate queste moto, che ormai a potenza diventano veramente ingestibili in una configurazione normale, almeno come la conosciamo noi adesso, a meno di non andare molto più piano. Quindi andrà ripensato. Non puoi pensare di avere un motore con delle misure caratteristiche da moto di serie fondamentalmente e poi farlo girare 20.000 giri con valvole pneumatiche. Dovrai
secondo me, scendere di cubatura e andare ad esplorare delle nuove aree che sono, secondo me, sospensioni a controllo elettronico. Questo è il minimo. Ci sono sulle moto di serie anche da, diciamo, prezzo di attacco da anni, quindi quella è una strada. E poi quella dei carburanti di derivazione non carbon, e quello stanno lavorando tutti in questa direzione, e stanno lavorando anche su motori a idrogeno che vedremo nell'endurance. Quindi c'è nell'aria un grosso cambiamento e lo stiamo vivendo. Però quello più grande non è né legato all'uomo e nemmeno alla tecnologia e alle abilità tecniche, è legato ai mercati. Io non so se a te ha fatto questo effetto, ma io quest'anno per la prima volta ho visto una grande enfasi nel vedere e commentare le livree delle moto, che, sarò sincero, dopo aver visto la Suzuki Pepsi di Kevin Schwantz, la Yamaha con i colori America, giallo e nero, scacchettoni di Kenny Roberts, di robe veramente belle, ne ho viste poche, sì, nella sua semplicità, la Ducati di Stoner in Australia, bianco perla con il numero col canguro davanti, ecco, le cose che mi ricordo, il resto è sinceramente... Noi facevamo, diciamo, che era Valentino anche che metteva un po' di frizzantezza con quelle carene. Dopo Valentino, adesso per vedere, no, forse una delle ultime carene è stata, mi ricordo, 2009 con la carena di Laguna Seca della 500, la carena del 2012 o 2012, quella del centenario di Repsol, della Honda. Però se ne vedono veramente poche. E lo sai perché? E ne vedremo, secondo me, sempre meno. Io ho capito una cosa, non so se è un'autentica stupidaggine, e come sempre quando hai una grande intuizione nella tua testa, ti viene il dubbio, sarà una minchiata atomica oppure ci ho preso. Io sono un essere umano, quindi mi muovo da quest'alfa a quest'omega, sto nel mezzo di questi gocci, posso dire la minchiata, come prenderci. E secondo me vedremo nelle moto ufficiali, e già si vede, non vedremo più gli sponsor, quelli grandi, cioè le scrittone Repsol o le scrittone dei Tabcai, perché adesso le case hanno un altro problema che si chiama brand. Le case, secondo me, adesso devono far vedere il loro marchio, perché è il prodotto che vendono, per far sì che l'utenza veda in quelle moto che portano quel marchio un'eccellenza, perché corrono in MotoGP, corrono in Superbike, perché il resto del mercato, soprattutto fascia bassa, è fatto ormai di moto cinesi, seppur con marchi europei, dico sempre la Benelli, che pur sempre è in attività, pur sempre a Pesaro. Ho visto un'operazione del genere, QJ Motor, che in Cina e nel mondo vendono dei milioni e milioni di moto, che adesso sulle Moto 2 di Aspar, cioè chi produce delle moto ad alto livello, secondo me adesso deve mostrare il proprio marchio, deve mostrare Ducati, Honda, Yamaha, eccetera, eccetera, eccetera. KTM lo fa, si caratterizza anche col colore, lo fa anche con GasGas. Cioè, secondo me la tendenza, ti ripeto, può essere un'autentica sciocchezza quella che ti sto dicendo, oppure va che ci ho preso. Assolutamente no, perché se pensiamo che i grandi marchi, tipo colossi come Honda, Yamaha, Suzuki o comunque praticamente questi, i giapponesi, dove fanno le presentazioni? Le fanno in Indonesia, così, perché lì vendono carghi di scooter e tengono a galla il mercato, se no bye bye competizioni, perché anche Ducati viveva di competizioni, ok, aveva anche Marlboro dietro come ad Audi adesso, ma lei ha sempre vissuto di rendita dalle competizioni. Secondo me adesso diventa questa cosa di identità, diventa fortissima, perché i cinesi sono molto aggressivi, non sono ancora in grado di fare cose
le corse richiedono la tecnica, richiedono delle conoscenze, delle abilità che loro secondo me non hanno ancora, o delle priorità che loro non hanno ancora scelto. Però io vado in giro e vedo moto, diciamo, normali, ormai il 70% sono fatte in Cina, o dichiaratamente o sotto mentite spoglie, ripeto, con marchi europei, ma sono tutte fatte in Cina, anzi, sono tutte fatte nel sud-est asiatico, perché la Cina da un po' di tempo fa costruire le cose che costano meno in Vietnam, in Myanmar, quindi anche loro inizieranno poi ad avere il problema del marchio. Cioè, se tu ti ricordi, quando è arrivata, me lo ricordo perché lavoravo ancora in redazione, e arrivò uno scooter con un marchio, Kimco, noi ci faceva ridere. E cos'è sta roba qui, Kimco, insomma, andare a vedere, non è che fosse una roba trascinante. Quanti milioni ne hanno venduti? Milioni, mi carrettati. Una roba indescrivibile. E quando arrivò, io ho visto la prima moto cinese, grossa, arrivata in Italia, era prodotta dalla Changyang, ed era una replica di una moto russa, replica di uno scooter tedesco del 1938. Cioè, loro erano 40 anni fa, facevano sta roba qui. Poi, adesso li vedi, fanno delle cose molto interessanti. E adesso sono arrivati a battersi coi giapponesi nella fascia, quella bicilindrici fronte marcia 700, diciamo Yamaha Tenere, per capire il tipo di prodotto. Quella piattaforma lì la sanno fare in tanti, e la fanno anche bene, perché delle volte li sento, li guardo, sì, non sono delle bimota, quello lo capisci che non sono delle bimota, però sono fatte bene, funzionano bene, inizio a vedere dei Benelli, sai, quella, l'enduro stradale, quella che è la moto più venduta in Italia. Ne vedi già con delle percorrenze 100.000 km, che una volta le facevano solo le BMW, invece adesso sono capaci anche loro. Quindi, per questo che ti dico, l'identità diventerà fortissima. Del resto, nel 1969, la Porsche, in tutte le sue macchine sportive, metteva un adesivo che faceva la parte bassa della fiancata, bellissimo, con scritto Porsche. Bello grande, tutta la fiancata, alto, tre dita, con le due striscette nere. Perché? Perché avevano capito che si dovevano, cioè uno vedeva un'auto sportiva e doveva venire subito in testa che era una Porsche, perché c'era anche scritto. Stesse cose, Ferrari, cioè perché il brand è importante, cioè quanto vale il cavallino. Cioè sono cose che hanno un peso diverso, e secondo me noi non ce ne rendiamo ancora conto, ma stiamo iniziando a vivere un cambiamento grandissimo, dal quale probabilmente usciremo con qualcosa sotto che sarà completamente diverso. Ci saranno sempre dei piloti che guideranno queste cose e decideranno se essere vincenti oppure no. Questa è la mia idea. Come ti sembra, come delirio? Mi sembra molto veritiero, perché alla fin fine è sempre l'identità che dà, sono sempre le persone, perché comunque anche il brand cinese, o comunque una nuova, prendiamo ad esempio la Formula 1, la Red Bull, che è entrata in orbita, è vero, lei è brand di uno sponsor, ma di Formula 1 partiva o come una casa che prende un grande sponsor, e come un grande sponsor che prende una grande casa, e sono sempre le persone che fanno la differenza. Alla fine, identità sportiva zero, quindi sono sempre le grandi persone che fanno così. Ha preso il migliore ingegnere, ha preso la squadra senza grandi terremoti, ha sempre consolidato anche nelle difficoltà, e sono arrivati a vincere, ma sempre con la stessa squadra, senza terremoti, epurazioni, licenziamenti, così, sì. E ha preso il riferimento, Adrian Newey. Sì, sì, sì. Sono come anche in Cina, come anche la Ducati, viveva epoche difficili, poi dopo l'epoca di Valentino Rossi ha tracciato una linea e ha detto ok, ripartiamo, perché peggio di così non si può andare, ripartiamo, ha preso Audi, ha preso Dall'Igna, e da lì adesso l'Audi ha investito tanto
e adesso sì. Ducati sta cogliendo i primi frutti, e che frutti! Sì, io ti ricordo sempre che un'altra grande forza della Ducati, e questa è l'abilità tecnica, c'è scienza alla base in partenza, ma è abilità tecnica. Cioè, quando tu hai una marea di dati incredibile che ti arrivano da Ottomoto, e quindi sai più o meno sempre quello che ti succede in qualunque condizione, questi dati li sai elaborare bene. Io ricordo a tutti, guardate cosa c'è scritto sui fianchi della carena della Ducati, c'è scritto Lenovo, che fa computer dedicati anche alla Ducati per riuscire a lavorare questa immane mole di dati. E guarda cosa c'è nelle carene della Ducati in Superbike. Aruba. Cosa fa Aruba? Dating. Bene. E c'è un altro sponsor piccolo che è un'azienda di software avanzati, sempre zona, diciamo, Emilia Romagna. Cioè, ci vuole anche l'abilità ad usare quello che è attorno. E io vedo, e non riesco a spiegarmelo, vedo Fabio Quartararo che mi dice alla fine: eh sì, va un po' meglio, ma è ancora aggressivo, non abbiamo trazione in uscita, cioè, quello che diceva Valentino Rossi gli ultimi 2 anni di carriera, che Valentino Rossi potrà stare simpatico, antipatico, però te lo dico per una conoscenza molto lunga che c'è, uno che fotografa bene la situazione come lui, ne ho visto solo un altro, che era Andrea Dovizioso, cioè quelli proprio che ti fanno questo ti faceva anche la colonscopia al meccanico, lo guardava e gli guardava anche l'intestino. Sono persone eccezionali che si ricordano tutto, e quando lui ti dice una cosa, e un po' vedo stranamente, nonostante il personaggio, uno che dà delle indicazioni che sono abbastanza lucide, molto più tante volte di quello che dicono gli ingegneri, è Cal Crutchlow, che per me è un altro che ne capisce di moto, non è un principe del foro come potevano essere Rossi e Dovizioso, però li devi stare a sentire. Cioè, a me dà l'idea che soprattutto Yamaha siano ancora lì a pestare intorno alle stesse cose da anni, non si evolvono. Questo è un mondo nel quale ti devi evolvere rapidissimo, devi essere molto veloce o stare completamente fermo, cioè fai il museo, fai il centro studi, oppure ti devi muovere, altrimenti ti passano in 5 minuti. Anche la politica sui piloti, certo che devi, ho fatto un discorso Davide Brivio, un altro che quando ti fa la fotografia non sbaglia mai, per principio. Lui ha detto: il nostro obiettivo è diventare appetibili per i piloti, cioè far diventare il nostro team satellite appetibile per i top rider. E lui ha capito come si fa, perché il prossimo anno, se, e tolgo il se subito, Quartararo va via, Yamaha, e viene a chiederlo a me e a te se vogliamo correre, non ha appeal per i piloti. I piloti, quando parlano fra loro, adesso è sempre più difficile, ma io ho avuto la fortuna di vivere un'epoca in cui si parlava molto più liberamente di tutto, e a un pilota gli dicevi: oh, hai visto che arriva la Proton? Madonna, non c'è la Proton. E questi ti dicevano: se la Proton, disposti ad andare gratis in una situazione vincente per andare nella Proton di oggi, ci vuole 1 miliardo per muoversi. Questo è un altro grossissimo problema. La Honda, secondo me, ha fatto vedere di muoversi. Ha fatto vedere di muoversi. Non so se hai visto oggi la notizia del capo Kubota, che è stato spedito con la prioritaria giapponese. È messo condotto a miglior vita, come si dice. L'hanno messo nel reparto, sì. Auto, messo lì col grembiule, spedito. L'ho visto negli ultimi 40 anni, l'avrò visto 20 volte questa cosa. Cioè, come li mandano da un'altra parte, li prendono da un'altra. Perché è il concetto che aveva Soichiro Honda. Cioè, che
tu sei uno che lavora per Honda bene, hai gli strumenti per fare tutto e devi saper fare tutto. Ti mettono a fare gli sportelli del motocarro rurale, vai perché sei bravo. Ti mettono al progetto Formula 1, vai perché sei bravo. Quindi, però loro in questa bizzarria però hanno fatto vedere di muoversi, nonostante la tronata di Marquez che se n'è andato. E questo secondo me è un'altra cosa che gli peserà moltissimo, perché adesso non possono, cioè non hanno neanche più quella, cos'è che lo dicevo, di una cantante italiana che con un Kleenex, con un fazzoletto di carta si fa tre vestiti, perché è veramente coperta al minimo. Ecco, loro avevano questo fazzoletto di carta davanti, che era Marc Marquez, e che comunque in certe giornate, insomma, la moto per un po' stava davanti, si vedeva qualcosa in prova, e io continuo a dire, certo ti cercava la scia, ma io l'ho visto fare a tutti i piloti questo. E se vai a vedere, sai cos'è, che adesso la gente non studia più, quindi se tu ti vai a studiare anche gare, cronache o ricordi di qualcuno, cioè, se c'era da andare dietro Agostini per fare il tuo tempo, ci andavano tutti, non è che l'ha inventato Marquez, cioè, queste cose, ripeto, io non faccio tifoso e probabilmente è il motivo per il quale continuo a lavorare, anche se non sono più un ragazzino, probabilmente per questo, perché non faccio il capo degli ultras, non vendo pignatte, non mi interessa niente, sto una persona che sta bene, sono in casa col cane, quello che spende di più a mangiare attualmente è lui, perché deve usare dei croccantini particolari che costano, che manco a portare fuori una mangiare da Cannavacciuolo, spendi più soldi, però io costo meno, quindi è per quello che tu riesci ad andare avanti. Bisogna essere onesti in queste cose. Chiaro. E cercare di raccontare tutto. Tutto è, come mi diceva sempre Costa, sì, è bello, quattro ragazzi scanzonati, quattro campioni che se le danno di santa ragione, sì, ma non è il dopo scuola delle medie superiori che si va al campetto a giocare. Il nostro sport, parlo il mio, io non mi ci metto neanche nella Formula 1 perché ha dinamiche ancora più grandi e almeno al mio capire delle volte faccio un po' fatica a inquadrarle. Nelle moto sono un po' più in casa, me la gioco in casa almeno. Bisogna raccontare tutto nella sua interezza. E dici, ma il grande pubblico poi non sta attento. Ti posso dire una cosa volgarissima, affari suoi, puoi sostituire la parola affari con un'altra parola, affari tuoi. Cioè non è che si può sempre andare a cercare il peggio. Io mi ricordo a scuola diventavo matto perché bisognava sempre aspettare l'ultimo. Io poi a un certo punto ho iniziato a studiare per conto mio, perché non avevo voglia di stare sempre lì a aspettare lui, a giocare sull'ultimo. Te lo deve insegnare lo sport, si gioca su quello che vince, non su quello che fa merdesimo. Altrimenti la storia dell'enduro sarebbe stata scritta prendendo me come pietra di paragone. L'unica cosa giusta era la parola pietra, veloce come una pietra. E quindi cioè, ci vuole anche questo coraggio. Delle volte bisogna anche essere un po', certo che poi senti dei discorsi o leggi delle cose che ti fanno cadere tutto quello che ti può cadere, ma secondo me non bisogna arrendersi, perché altrimenti dopo bene che non capisci più nulla dopo. Se tu ti metti a fare questo gioco che deve essere tutto semplice, intuitivo, easy, idiot proof, questi mantra del mondo contemporaneo, dopo però hai delle cose che non capisci più. Cioè quando la gente ti dice erano più belle le moto di una volta, quando sento queste cose mi suiciderei. Le moto di una volta erano meravigliose perché tu avevi 20 anni. Non avresti mai pensato
di aver bisogno di una compressa di Viagra per avere delle buone prestazioni, bastavano i tuoi ormoni, i tuoi 20-30 anni. È chiaro che erano più belle, erano più classiche, più armoniche, si immaginavano un minuto più lente. Cosa ti presenti con quella roba lì adesso? Devi riuscire a far capire alla gente che c'è stata un'evoluzione. Poi uno decide, beh, questa evoluzione non piace, ok, mi tolgo fuori, ma non dare il contentino a tutti e venire incontro ai più bei, cioè il pilota è antipatico perché era nemico e ha dato la paga al mio idolo. Non le riesco a capire. Nel calcio chi vince lo scudetto non lo vince perché fa i dispetti a un altro, perché tira fuori dei gran soldi, e anche quello è un mondo molto complesso che sì, facile dire quello ruba, quello è uno stronzo, quello non abbiamo capito però quello che sta succedendo. Allora, perché ci sono degli ingegneri, ce ne sono 100 che lavorano a un progetto, basterebbe uno che sui social scrive ho andato senza l'H e beh, siamo a posto, è facilissimo. Oppure uno, ci sono anche dei politici capipopolo che fanno così, inquadri un nemico, uno antipatico, dai contro a questo, quindi diventi simpatico. Tu, ma cosa hai fatto? Hai prodotto qualcosa? Niente. Questo è un grandissimo rischio, secondo me, nel seguire sempre la massa, il mi piace, gli algoritmi, sono cose molto, molto pericolose alla lunga. Mi ricordo che di queste cose me ne parlava senza saper usare il telefonino, ma non ti parlo di uno smartphone di oggi, ti parlo di un Nokia, cos'erano, 3210, ecco, per Claudio Marcello Costa era una cosa del demonio che faceva usare a un sottoposto e faceva bene, secondo me, però aveva capito dove si sarebbe andati con questo mondo. Quindi l'abilità, la tecnica, non è l'unica arma che noi abbiamo, c'è anche il logos, cioè bisogna anche capire quello che stai facendo e quello che ti sta succedendo. Però hai visto, segnalo sempre che fra un mese, 10 giorni, è il mio compleanno, compio un numero incalcolabile di anni, sono riuscito ad accendere l'iPad, sono riuscito a spingere l'applicazione col ditone, l'applicazione Skype, e come vedi riesco anche ad interagire, quindi mi sono spinto oltre le mie colonne d'Ercole. Guarda, meno male che siamo qui a parlare. Sì, però prima di arrendermi, io smetterò quando non ci troverò più niente che mi affascina in queste cose, però a me fondamentalmente è sempre affascinato, da quando avevo 6 anni, vedere delle moto che fanno le corse, che fanno rumore e che c'è uno che vince. Oh, ma questa è una delle cose che mi piace in una maniera assolutamente, assolutamente incredibile, ed è il principio attivo. Questo è il principio attivo del motociclismo. È quello che devi far vedere ai bambini. Non fare il tifo, prima è l'emozione che ti dà. Poi da lì ti evolvi nella tua direzione, cioè, ci sono dei ragazzi che hanno 3 amici, hanno visto tutti e 3 la prima gara di moto, uno è diventato un pilota, uno è diventato un tecnico, uno non gliene frega niente, perché non siamo fatti così, non è obbligatorio. Buono, Fabrizio, dimmi qualcosa a te che non ho più voce. Allora, io intanto mi è piaciuto tutto quello che hai detto, quindi sono d'accordo su tutto. Mi è piaciuta la prefazione di Claudio Costa e ti dico che i 3 moschettieri che hai nominato, Valentino, Dovizioso e Costa, sono 3 di 4 moschettieri che mancano disperatamente alla MotoGP. Costa per il fattore e anche il rapporto umano, perché era da collante, riusciva sempre a mettere la parola emotiva, psicologica e fisica al momento giusto, nel posto giusto, ed era la clinica mobile, era il rifugio perfetto di tutti, per una chiacchiera e anche per rassicurare, per curare, così, quello che manca adesso, che si sta cercando di
non più di fare il bene comune, ma portare la maggior parte della Spagna come insegnamento. E che la clinica mobile Costa ha curato tutti, addetti al settore, giornalisti, piloti, tutti ha curato. Valentino è uno che ha trascinato il mondo, non parlo dei tifosi, parlo del pilota, ha trascinato, ha dimostrato anche di avere coraggio nelle sue scelte, di portare dalla Honda alla Yamaha, ma ha dimostrato anche di saper dare una strada nello sviluppo, di crederci, anche lui ha passato le difficoltà, dove c'era la moto che non andava, 2007 che si rompeva, le gomme Michelin, il fisco, e ha dato così. Poi diciamo che la Yamaha si è trovata in un sistema, in un controsistema, quando c'era dopo Sepang 2015, dopo Vignales, allora hanno detto, sai cos'è, forse dobbiamo trovare il nuovo riferimento, e allora lì è stato messo un po' in dubbio, come è stato messo in dubbio anche Dovizioso, perché la Ducati è lì adesso, ma il lavoro sporco l'ha fatto Dovi, come la Yamaha, il lavoro sporco lo ha fatto Valentino, e sono stati messi entrambi alla porta nello stesso team, nel team RNF, che era una Yamaha poverina, che era un team fino a se stesso, diciamo che gli hanno fatto provare l'ebbrezza di sentirsi neanche satelliti, privati, e sì, sono stati messi alla porta, e, detto proprio brutalmente. Il problema è che, come in tutti i lavori, ci vuole una programmazione, e tu non ti puoi lamentare di aver messo Valentino alla porta perché, come dicevano, è vecchio, dà fastidio, così i giovani, bim bum, però è quello che ha portato i giovani con l'Academy. È quello che praticamente ha fatto una scuola e la FMI ha fatto anche lei, adesso tutti fanno l'Academy per tirare sui giovani, e ha portato giovani in MotoGP, è quello che Bagnaia è 2 volte campione del mondo, e quindi senza di lui Bagnaia avrebbe smesso. È quello che praticamente è andato anche in un altro sport, che sono le quattro ruote, così. Ha avuto anche come si chiama, anche Dovizioso, ha avuto il coraggio di andare contro al perbenismo, nel senso che bastava dire sì e sarebbe andato tutto bene, e invece lui ha detto no, ci vogliono queste cose, e si sono scontrati di muro contro muro. Quindi vedi che sono tutti queste tre persone che hai nominato, è tutto quello che manca alla MotoGP attuale, perché poi ci lamentiamo che non c'è gente negli autodromi, però sì, ce n'è, però nel 2021, zona COVID, no, 2022 dopo il COVID, o 2021 dopo il COVID, c'era più gente con la restrizione che la gente in pista. Hanno dovuto dire a Valentino di essere premiato il sabato per riempire il sabato, perché sennò la domenica c'era meno gente dell'anno prima. Ma quello è, anche lì il mondo è cambiato. Cioè, mi ricordo di aver fatto, se lo ricorda anche Guido Meda, che ha battuto col suo squadrone, quando era Mediaset, il muro dei 10 milioni di telespettatori, che li facemmo alla Rai, io facevo parte di questa squadra, con grandissimo onore, e passammo i 10 milioni. Poi Mediaset negli anni top di Valentino, credo abbia fatto anche più di 12, chapeau, perché bisogna essere veramente bravi a fare una cosa del genere. Però il potenziale di questo sport è grandissimo. E non bisogna incartarsi, cioè andare a vedere il passato, cioè cosa manca, e devi sempre inventarti qualcosa. Però adesso tu però mi devi dire una cosa, cos'è nello sfondo? È il mio logo, cioè c'è un, mi sembra un, no, volante. No, l'ho fatta, no, non c'è niente, sono io che ho messo il logo, perché c'è la fotocamera che con Skype viene sfocata, adesso provo a toglierlo. Vai no, tranquillo, parla, che adesso lo tolgo. Era un videogioco moderno. Pronti? C'è la realtà anche. Questo è troppo. Esatto. Torna indietro. Ecco, facciamo i piloti bravi, tornami uno step indietro, perché questo è veramente, mi sta bruciando la realtà. Oh, questo è molto più rassicurante. È bellissimo. Sai che sono andato a vedermi prima se c'erano degli... Ci sono dei siti dove ti scarichi degli sfondi bellissimi, e ce ne sono, vabbè, con le librerie ce ne sono 10. Io fortunatamente ho i miei nello studio, e li ho anche letti tutti, e cosa che per esempio anche un ex statista italiano
li aveva finti, i miei sono tutti veri e tutti letti. Oppure ci sono degli scenari tipo grande azienda, da top manager che si muove in infiniti open space, e anche questo io al top manager agli infiniti top space non ci sono, insomma. E se no qualche tramonto con le palme caraibico. Quindi anche qui la narrazione, che poi è la narrazione di sé, di se stessi, è veramente terribile. Cioè, mettimi dietro, non so, un piatto di tortellini fumanti, mettimi dietro un cagnetto che fa le capriole, non lo so, cioè, ci sono mille altre cose. Ed è proprio quello che spero di vedere io quest'anno, dal weekend dell'8, 9, 10 marzo, quando inizia la MotoGP, finalmente inizio a lavorare, perché sennò per stare in casa sto diventando un grande chef contemporaneo. E sto guardando un mucchio di minchiate su internet divertentissime. Adesso ho trovato un napoletano simpaticissimo che piglia per i fondelli tutti quelli, i cuochi fenomeni, e soprattutto americani, oppure c'è il famoso chef Ruffi, e li prende in giro commentando in diretta le minchiate che stanno cucinando. Io oggi veramente ridevo alle lacrime. Chef Ruffi col passamontagna, eh? Esatto, bravissimo, che vedi che non si scappa dalla fascinazione oscura dello chef Ruffi e dei suoi guantini blu. Però ce l'abbiamo anche noi, ce l'abbiamo anche nel motomondiale, che c'è un bravissimo youtuber, si chiama Talking Helmet, che è su YouTube col casco, non so se lo conosci. No, ti manderò, è molto bravo anche nelle analisi, e praticamente è quel fascino di oscuro, perché lui ha sempre sul casco. Però non è che ci voglia moltissimo, fai così, fai l'incappucciato del convento degli assassini e va bene. No, io vorrei fare con questo ragazzo napoletano simpaticissimo, fare i commenti come li fa lui a una gara di MotoGP, e mi piacerebbe molto. Non penso che la donna sia molto d'accordo come diritti radio, però perché sono proprio tanto così permalosi, assolutamente. Però devo dirti, io alla corte di Carmelo ci sono arrivato tanti anni fa, e ti posso dire, e me la gioco con chiunque, facendo anche la storia, che se non ci fosse stato lui, i metodi della donna, la simpatia della donna, tutto quello che vuoi, però non ci sarebbero più le gare, oppure si farebbe un bel mondiale, 6 prove, ne muoiono 5 tutti i mesi, cioè, e lui è riuscito a portare uno sport bellissimo, perché quando è iniziato ad andare alle gare era bellissimo. Vabbè, sono i fatti, la Dorna è arrivata nel 92, e ha portato da nicchia a elite, poi ha portato, sì, anche le televisioni, ma a meno, prima nel preciso lo sai tu, io ti posso dire 2021, cioè, non si sapeva neanche se il suo sport doveva continuare, nel 2020, sì. Non si sapeva neanche se lo sport doveva continuare, cioè anche gli addetti ai settori penso che si guardavano in faccia e dire: ok, domani cosa andiamo a fare, cucito? Cioè, cosa andiamo a spingere il carrello, a consegnare le pizze con lo scooter in moto? Sì? E quindi grazie a Carmelo che sta cosa è andata avanti. Guarda, in motomondiale prima della donna era come la gita scolastica delle superiori, quelle dove nelle ultime file ci sono criminali, narcotrafficanti, via, tutti a via, più ci sono quelli fino al chirichetto e al primo della classe, che assomigliava molto. Era un mondo bellissimo, ti posso dire. Aver vissuto queste cose veramente meraviglioso, perché non erano più i tempi in cui non c'era neanche da mangiare, si stava già bene, però informalità assoluta, una cosa meravigliosa. Adesso mi inizia a essere un po' troppo organizzato, ma io ho ridotto molto le apparizioni mondane, come dico, anche perché adesso si studia molto bene da casa, devo dire molte cose. Parlando con qualcuno ogni tanto, adesso hai una mole di dati sulla quale riesci comunque a farti delle belle idee, a capire molte cose, anche se alla fine contano, come sempre, le 3 C delle corse, che sono
cronometro, cronologico e classifica. Tutto il resto è noia. Come cavi fa? Fabrizio. Esatto. Fabrizio, ti saluto, che sono cotto, non c'è più la voce ormai. E ho fatto il rodaggio per la prima telecronica, non so come la finirò, però ti do un'anticipazione. In Moto 3, che non se la caga nessuno. No, non è vero, non è vero. La Moto 3 non se la caga nessuno, è vero, ma non se la caga purtroppo l'utente medio. Che prima me la sono... Perché adesso, quando proprio adesso accendo io la miccia. Praticamente la butto anche perché purtroppo adesso noi siamo in mano ai social e quindi siamo in mano, non c'è più l'utente, non c'è più il tifoso, non c'è più l'appassionato, siamo in mano purtroppo a è tutto, come si chiama, siamo tutti piloti da casa, siamo tutti cuochi da casa, siamo tutti bravi a sì, ma cosa ci vuole? Poi quando vai in pista ci vuole un calendario per prenderti i tempi, ecco, esatto. Ok. Quindi mi ritrovo molto, e torno all'esempio precedente, e chiudo io, poi ti faccio dire la cosa a te. Quando parlavi prima del tifo, della narrazione, e io faccio un nome, Casey Stoner, perché quando era il nemico pubblico di Valentino, perché purtroppo è passato così, perché chiunque andava contro Valentino era il peggio del peggio, cioè sembrava che fosse uscito dal carcere ieri. Chi andava contro Valentino, e quindi avevi Yamaha e Valentino contro Ducati e Stoner, quindi avevi amore e conflitto insieme, e soltanto chi è capace di capire determinate cose, che poi lo ha capito per fattori che si sono allineati i pianeti, che Valentino è andato in Ducati e Stoner è andato in Honda, quindi moto Stoner si sono scambiati quasi le moto, e allora lì la gente ha capito quanto valesse Stoner e soprattutto quante difficoltà ha dovuto scontrarsi anche con Borgo Panigale, che è stato male, ha avuto la vicenda del lattosio, la moto, le vicende col team, e poi quando ha smesso, c'è stato adesso tutti che dicono ma quanto era forte Stoner, è diventato santo, capisci? Adesso è diventato santo, quindi io dico perché ostinarsi a fare troppi tifosi? Invece non apprezziamo l'amore sportivo? Sarebbe tutto molto bello. Come sarebbe bello se ognuno, quando va in giro per la strada, invece di buttare la prima cartaccia per terra dopo ce la buttano tutti gli altri, la mettesse dentro un cestino. Il tuo comune non ha i cestini, gli vai a rompere i coglioni perché lo hai votato tu. E bisogna un po' impegnarsi. Però io adesso Moto 3? Ti lascio con l'incubo, il vero incubo, My Nightmare. È questo, prima gara della stagione, Moto 3, le moto sono tutte colorate malissimo, non ne distingui una dall'altra, i numeri non li vedi neanche col telescopio, cioè le moto sono piccole così, e quando cade qualcuno ti viene dal cuore subito un nome, Fernandez oppure Ramirez, cioè fai cadere uno spagnolo con un cognome comune, 9 su 10 c'è preso anche un Garcia, vai. Questo è un trucco, segno i trucchi del mestiere, devi fare una masterclass su queste cose. La Moto 3, prima gara, Qatar, è un Rodriguez, dai, tanto non li conosce nessuno, è un peccato perché sono bravissimi, perché è un pilota che non ha mai corso, vabbè che ormai un po' di qua, un po' di là, le piste le hanno pisticate tutte, ma ti ritrovi a Doha, che è bella grande, con una Moto 3 in mezzo dei demoni che cercano di passarti attraverso, magari la tua prima gara di mondiale. Chapeau. Grande rispetto per questi ragazzi, gli faccio un gran in bocca al lupo, lo faccio anche a voi tutti e anche a te. Grazie per l'interesse, ci siamo divertiti, abbiamo detto quattro cose spero interessanti, e niente, e aggiungo come farebbe qualsivoglia chef: seguitemi sui miei canali. Dammi molto però, bene. Senza passamontagna, diciamo che è tutto vero quello della Moto 3, e ti dico che io sono più preoccupato se troveranno le gomme in Australia. Beh, ci sono. O se dureranno le gomme in Australia. Quella prima gara di non lo so. Sulla prima cosa ti rispondo ok, il resto.
lo scopriremo solo vivendo. Un abbraccio a tutti. Guarda, mi ha fatto un sacco piacere parlare con te, e quindi ci risentiremo a breve, o quando comunque avrai l'occasione, quando sarai libero. Quindi grazie, e quindi seguitemi anche a me sui miei social, come dice Self Ruffy, e quindi alla prossima. Ciao, grazie Marco. Ciao. Ciao.